tutto va bene, a mezzanotte e mezza dovremmo essere a Barcellona. Quando arriviamo a Barcellona ti chiamiamo. Ok, siamo arrivati a Iore de Marra, vale? Questa è la dimora dove passeremo il resto della nostra vacazione. Entriamo. Questa è la sala, vale? Il divano, vale? Dove vale? Dorme, vale? Ok, questa è la tavola per mangiare. Per 10 persone, ricordiamoci. In Spagna si mangia turni. Vale, anche le stanze. Questa è chiusa. Questa è piccolissima. E le altre fa cagare. Il cesso è chiuso. Questa è la stanza della Disney. Zac Efron. Diana. Gela Bradas. E tutto Los Amigos. Vieni, va. Questa è l'unica stanza di assieme per dormir. Ok, e anche è l'unico bagno disponibile. Inquadra la tristezza. Cioè, insomma, prima qua la casa è un buco. Come primo giorno nella casa non è andata molto bene. La casa fa cagare, però la sura ci vuole inculare. La casa? La casa fa schifo. La casa fa schifo, c'è il cesso rotto. E quindi basta, me ne prendi, viene qua, ci mette a posto l'altro bagno, che se no facciamo da file chilometriche per fare cacca. Mi manca casa. A parte le uova che mi sono state lanciate sull'asciugamano. Poi quando ci sono tante persone in una casa messa assieme, vedi proprio il profondo. Come sono fatte dentro? Caghiamo in un unico bagno in 10, non è possibile questa cosa. Non si può fare una protesta? Bello, divertente, molto educativo. Perché c'erano due pazzi sull'aereo che sono dovuti scendere perché erano ubriachi fradici, perché bevevano i Campari. E allora è stato molto divertente, soprattutto vederla chiara che ogni volta si mi spiccava sopra il sedile per vedere cosa succedeva. Arriviamo all'aeroporto, hanno rotto la valigia. L'aereo ha fatto 4 ore di ritardo su un volo che dura un'ora. Alla fine è una bella vacanza, proprio bella. Già. Si può voler sapere a che cazzo servono sti poggio bicchieri? Te lo dico io a che cazzo servono. Tiè, a questo.